Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca e l'operazione messa a segno quest'oggi dagli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Pescara, che hanno sgominato una banda bulgara dedita allo sfruttamento della prostituzione a Pescara e non solo. Un giro che fatturava e che fruttava almeno 50.000 euro al mese. Scacco ad una gang bulgara che si era specializzata nello sfruttamento della prostituzione. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Pescara, nell'ambito dell'operazione Ombre Bulgare, hanno infatti concluso nelle ultime ore una complessa attività di indagine avviata nel settembre 2015 nei confronti di un sodalizio di cittadini di nazionalità bulgara ritenuti responsabili dei reati di sfruttamento della prostituzione con aggravante della transnazionalità. Tre le persone finite in manette. Una quarta, il leader dell'associazione, è ancora ricercata. Un sodalizio contraddistinto dalla particolarità di adottare un modus operandi diverso da quello riscontrato per le prostitute di etnia rumena e albanese, ovvero da un controllo a vista delle donne lasciate sul marciapiede e con una figura di riferimento che intratteneva i rapporti tra le stesse durante l'arco notturno. Un'attività di indagine lunga, complessa, condotta con metodi tradizionali. Sì, tradizionali con diversi servizi di osservazione e riscontro, ma anche servizi di controllo e identificazione delle prostitute, anche al fine di consentire loro di dialogare con quelle che sono le forze di polizia ed eventualmente aprirsi per un'assistenza, soprattutto dal punto di vista morale e dei loro bisogni, perché spesso ricordiamoci che si tratta di persone che vengono costrette a prostituirsi dietro minaccia anche nei confronti dei loro familiari o sottoposte a dei soprusi. Lo scorso 5 aprile aveva seminato il panico all'Aquila lanciando sassi in direzione dei veicoli che transitavano sulla strada statale 17. A febbraio invece era stato arrestato dalla squadra volante per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito due persone nel piazzale del supermercato Carrefour in via Vicentini ed aver opposto resistenza all'arresto. Oggi nei suoi confronti il personale della squadra volante in collaborazione con l'ufficio immigrazione della questura ha eseguito l'allontanamento coattivo dal territorio nazionale per un bulgaro di 34 anni senza fissa dimora che è stato condotto alla frontiera bulgara in aereo da Fiumicino con l'ausilio di una scorta internazionale. Non c'è alcun pericolo nel consumare ortaggi, foraggi per alimentazione animale e acqua di pozzo nella zona dell'Italpannelli. L'azienda di Ancarano, in provincia di Teramo, è andata a fuoco. E quanto emerge dai 28 campionamenti effettuati dall'ASUR 5 di Ascoli, il consumo di questi alimenti non costituisce un pericolo per la salute dei consumatori, dice l'azienda sanitaria. Anche le analisi sulle acque di pozzo fatte dal SIAN e sulle acque superficiali condotte dall'ARPAM non segnalano elementi che ne sconsiglino l'uso irriguo. Pertanto possono essere revocate le ordinanze sindacali che ne vietavano l'utilizzo, permanendo indicazioni sanitarie cautelative che riguardano il lavaggio accurato con acqua potabile di verdure, ortaggi e frutta, eliminando la buccia. Viste le condizioni climatiche, permane invece nel raggio di 5 km dall'azienda l'indicazione di mantenere gli animali da cortile al chiuso, il divieto di pascolo e di utilizzo di foraggio eventualmente esposto alla ricaduta di residui di combustione. E ora cambiamo decisamente pagina. Si avvicina la stagione balneare e si intensifica il tentativo da parte delle istituzioni di limitare il problema dell'inquinamento. Comune di Pescara e Regione Abruzzo hanno presentato questa mattina l'intervento alla foce del fiume Pescara. Il tentativo è quello di salvare la stagione balneare alle porte, riducendo al minimo il rischio inquinamento ed evitando il ripetersi delle polemiche dello scorso anno, finite in un'inchiesta della magistratura sull'ordinanza fantasma mare inquinato dell'amministrazione Alessandrini. Il comune di Pescara, assieme alla regione Abruzzo, questa mattina ha presentato l'intervento alla foce del Pescara nei pressi della diga foranea per deviare l'acqua dolce del fiume portandola al largo. In questo modo, hanno spiegato i tecnici, sfruttando i principi della fisica e adottando una barriera mobile, si cercherà di preservare la balneabilità della costa nord di Pescara.
per effetto fisico della leggerezza delle acque dolci rispetto alle acque salate, verranno portate a largo la diga forana che attualmente fa da tappo. Qual è l'obiettivo? Ci sarà sicuramente una diminuzione degli effetti inquinanti. Un intervento che non necessita della procedura di VIA, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca, e per questo dovrebbe partire a breve per concludersi giusto in tempo per l'avvio della stagione balneare. Ci sarebbe la possibilità nel giro di una settimana, 10 giorni, di avviare le procedure di rito che daranno anche piena contezza amministrativa a questa progettualità. Sono state coinvolte un po' tutte le parti in causa, in particolar modo la capitaneria di porto e il provveditorato alle opere pubbliche marittime. I tempi di questo intervento? Ci sarebbero per affinché si possa completare l'intervento così come previsto per la fine di maggio, inizio di giugno. Il capitale straordinario dell'Abruzzo è il suo ambiente, eppure lo scorso anno una zona di mare è stata dichiarata non balneabile. La scandalosità del fatto dimostra che una terra così straordinariamente bella è stata ferita e violentata, quindi è necessaria maggiore vigilanza e una società ecologicamente più responsabile. È il richiamo fatto oggi da Monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo di Chietivasto, nella sua lezione magistralis tenuta a Sulmona all'apertura del congresso nazionale sul tema dall'ecologia dell'uomo all'ecologia dell'ambiente. Sciopero annunciato per il prossimo 20 di aprile. I metalmeccanici, dopo numerosi incontri, non hanno trovato ancora l'accordo che sblocchi il rinnovo dei contratti di lavoro per la categoria. Questa mattina a Pescara l'attivo unitario dei delegati. Quando si parla di rinnovo del contratto, quali sono le condizioni che a oggi risultano fuori dai tempi e fuori da quello che è l'economia? Intanto un rinnovo contrattuale deve alla base la salvaguardia del potere d'acquisto dei salari, e quindi questo qui permetta ai lavoratori di avere più disponibilità e quindi mettere al centro quelle che sono la questione dei consumi che purtroppo in questi anni sono passati sempre indietro. E poi dopo questo anche insieme alle condizioni di lavoro, al modo di lavorare, quindi in un contesto anche sociale, il contratto deve dare delle risposte a quello che è la vita al di fuori della fabbrica. Federmeccanica ha assunto una posizione negativa rispetto alle nostre richieste. Noi il 20 di aprile faremo 4 ore di sciopero per avere il rinnovo del contratto. Il rinnovo del contratto non significa solo chiedere salario, ma significa anche avere la possibilità di discutere di un sistema industriale che crei posti di lavoro e possibilità di un'industria che competa internazionalmente. Quindi il contratto è importante perché da lì ne discende anche aspetti che riguardano l'occupazione, l'industria, e per noi, per l'Abruzzo, questo è fondamentale. Noi siamo una regione di cerniera fra il sud e il nord. Siamo una regione che vuole continuare a essere una regione industriale, quindi su questo noi spingiamo affinché anche il Presidente e la Giunta regionale capiscano che per noi il sistema industriale che c'è deve essere conservato, preservato, ma deve vedere anche un maggiore sviluppo. Domani e dopodomani in Abruzzo i primi banchetti per la primavera dei diritti, e questa è l'iniziativa messa in campo dalle associazioni ambientaliste che affronteranno i temi dei referendum sociali su scuola, inceneritori, trivelle ed acqua. Un weekend dedicato all'informazione rivolta ai cittadini d'Abruzzo. Le associazioni ambientaliste scendono in piazza per affrontare le questioni referendarie. I temi sono quelli delle trivelle, della scuola, degli inceneritori e dell'acqua. Tre i mesi di tempo per prepararsi ai referendum sociali ai quali tutti saranno chiamati al voto. Stiamo lavorando affinché le persone possano riprendersi la parola dopo la distruzione della Costituzione materiale che hanno fatto questi governi in questo periodo. Difatti quello del lavoro, della scuola, della devastazione del territorio sono degli atti concreti attraverso cui si cerca di fare sempre a meno dei popoli, dell'ambiente e dei diritti per privilegiare altre classi e altre realtà. Domenica a Lanciano in che orari saranno presenti? Dalle 9:30 fino alla partenza del corteo e dopo la conclusione del corteo stesso, e in altre parti dell'Abruzzo più o meno dalle 9:30 in poi.
Ci si attende partecipazione? Sì, iniziamo, è una staffetta, termina l'attività che si fa per il sì nel referendum e inizia questa nuova campagna, questa però fatta con il supporto di centinaia di migliaia di firme. Dopo circa 7 anni, la campanella della storica sede di San Giovanni, succursale dell'Istituto Tecnico Statale Marconi di Penne, è tornata a suonare per gli studenti del corso Geometri e non solo. Questa mattina il taglio del nastro nel plesso rinnovato. Un traguardo importante per gli studenti di Penne che tra qualche giorno potranno tornare a sedere tra i banchi della sede storica di San Giovanni dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi. La preside Angela Pizzi. Noi siamo veramente molto contenti, questo per noi è un giorno veramente di festa. Sono 8 anni che stavamo aspettando di poter rientrare in questa sede. Lo stavamo aspettando noi, ma soprattutto i nostri ragazzi geometri che, come vedete, sono qui già all'opera, perché saranno loro i veri ospiti di questa struttura pensata per loro e per tutti i ragazzi che qui cominceranno a muovere i primi passi per il loro futuro. Ma è una grande soddisfazione che nemmeno in 4-5 mesi esatti di inizio dei lavori abbiamo realizzato un'opera attesa appunto da tanto tempo. È stata una priorità dal mio insediamento nel 2014, data in cui sono stato eletto presidente della provincia, a ottobre, perché ritenevo insieme ai colleghi, ma soprattutto ritengo che la scuola sia funzionale in tutto il territorio della provincia di Pescara. Qui andava fatta una concertazione veloce, immediata, per ridare l'uso di spazi adeguati, ma soprattutto per consentire anche energie ulteriori in questo istituto. Oggi è una giornata di grandissima importanza per la nostra città e per l'intera area vestina. Riportiamo in vita la succursale storica dell'Istituto Tecnico Marconi, la succursale San Giovanni, che era chiusa da 8 anni, e grazie ad un lavoro effettuato in 3 fasi, con 3 diversi interventi e altrettanti progetti, oggi riportiamo in vita questo storico edificio, che però si proietta anche verso il futuro, perché gli studenti che si formeranno all'interno di queste aule rappresenteranno il futuro della nostra città. Prima uscita pubblica per il neo direttore dell'IZS di Teramo, Mauro Mattioli, che dopo 3 mesi di attività ne ha esposto i risultati. In cantiere anche la nuova sede dell'ente a 75 anni dalla sua fondazione. A 3 mesi dalla nomina e dall'insediamento che ha tanto sollevato polemiche, il direttore generale dell'IZS Mauro Mattioli traccia un primo bilancio della sua attività e di quella dell'ente sanitario, che quest'anno entra nel suo 75esimo anno di vita. I nuovi organi direttivi e di indirizzo, è stato spiegato nel corso dell'incontro con la stampa, stanno rafforzando i rapporti con le istituzioni, le università, le realtà di ricerca, quelle associative e produttive del territorio, puntando su innovazione e cultura tecnico-scientifica. Contestualmente si sta lavorando per consolidare la posizione e i risultati raggiunti in ambito nazionale ed internazionale. L'Istituto Zooprofilattico d'Abruzzo e Molise, infatti, rappresenta un centro di eccellenza riconosciuto nelle reti mondiali di ricerca. In più, si prepara una mini rivoluzione logistica, manca solo la firma sul master plan per la nuova sede. Manca la firma al master plan, come dicevo poco fa, mi piace ricordare che la sede è un obiettivo importante, ma lo è solo e soltanto se riesce a consentire di far bene cose che qui facciamo un po' in affanno, perché siamo un po' stretti, un po' compressi, e questa è una cosa importante. Quella realizzazione, il progetto master plan, nasce come Agri Bioserve, è un progetto che vede una collaborazione tra l'università e l'istituto. È il momento di dare sostanza a questa collaborazione, perché se ne parla da tanti anni. Oggi con questo master plan forse abbiamo uno stimolo finanziario che ci porta nella direzione giusta. Boom di vendite online per le aziende aquilane negli ultimi 5 anni. Imprenditori sempre più presenti sul web per estendere il proprio brand. eBay adotta l'Aquila. Ci sarà infatti uno spazio dedicato alla città dell'Aquila su www.ebay.it/l'Aquila, che offrirà visibilità nazionale e internazionale ai prodotti delle aziende aquilane e racconterà le storie degli imprenditori locali. Sono oltre 160.000 i prodotti attualmente in vendita in rete.
Il fatturato delle piccole e medie imprese aquilane su eBay è cresciuto del 435% rispetto ai 6 anni precedenti. Tra le categorie più vendute ci sono moda, casa, arredamento e ricambi, nonché accessori. Il 2015 inoltre ha visto un vero e proprio boom dell'export delle aziende aquilane con un più 464% rispetto al 2014. In meno di 60 giorni oltre 35 attività hanno iniziato la loro vendita sul web producendo già vendite e ricavi. Questa è un'opportunità che i nostri imprenditori devono conoscere e poter sfruttare. Si terrà domani a Montesilvano, a Palazzo Baldoni, il corso dedicato a genitori e familiari sulle tecniche della disostruzione pediatrica, organizzato dal Comune di Montesilvano in collaborazione con i reparti di neonatologia e pediatria dell'ospedale di Pescara. Vediamo. Ci si preoccupa sempre di più di informare e preparare soprattutto i genitori su quelle che sono le mosse di disostruzione pediatrica. C'è poco tempo d'azione, il rischio è molto alto e così anche Montesilvano scende in campo e chiama i suoi primari per dare quello che è un vademecum di quello che bisogna assolutamente fare. Un intervento attento, adeguato, può salvare la vita nel 90% dei casi di intervento. Se il bambino ha tosse, bisogna lasciarlo tossire e favorire la tosse, simulare, laddove il bambino non tossisca, il meccanismo della tosse in modo da favorire la fuoriuscita del corpo estraneo. Questo va fatto mettendo il bambino con la testa in modo declive leggermente e esercitando, dando 5 colpetti partendo col palmo della mano e con una certa energia in sede interscapolare con la mano sfuggente verso l'esterno, quindi lateralmente, e 5 colpi decisi nel corso dei quali in genere accade che il bambino riesce a espellere il corpo esterno. Altri due punti importanti saranno toccati: da un lato c'è il sonno sicuro per il neonato e dall'altro la sindrome di morte improvvisa. Diciamo di tenere il bambino a dormire sempre prono, mai a pancia in giù per capirci, e se possibile mai di lato. Gli diciamo alla mamma di allattare, le consigliamo, anzi le vietiamo di fumare o di usare alcolici, perché è una delle situazioni dove si è visto che il bambino ha più frequenza di morte improvvisa. Gli diciamo di tenere la temperatura della stanza non caldissima, non molto calda, di non coprirlo troppo, di non usare il cuscino, il materassino deve essere duro, cioè di evitare tutte quelle situazioni che potrebbero in qualche modo ostruire le vie respiratorie del bimbo. Ancora disagi in centro storico a Teramo per i lavori di rifacimento di Corso San Giorgio. Il restyling infatti ora interesserà i marciapiedi a ridosso delle attività commerciali. Sindaco, continuano i lavori su Corso San Giorgio, questa volta i lavori interesseranno i marciapiedi e per questo si dovranno chiudere nei giorni alternati alcuni negozi. Come funzionerà? Sì, questa settimana finiscono a fare le cisterne, poi si parte subito con il massetto centrale e poi toccherà ai marciapiedi laterali e ai massetti. Allora abbiamo proposto, abbiamo condiviso con i commercianti la chiusura per un lato domenica, lunedì e martedì, quindi 2 giorni di chiusura più la domenica, per il lato opposto mercoledì, giovedì mattina, perché giovedì pomeriggio sono chiusi, e venerdì per una lunghezza di 35 metri, quindi sono 4 settori per la parte interessata dal cantiere. Questo ci permetterà di fare il massetto e di portare via il cantiere alla seconda fase. I commercianti, io li ringrazio, hanno accolto la nostra proposta nel 100% dei casi, tutti si sono dichiarati disponibili. Questo è molto importante perché in un cantiere di questo genere ci vuole da parte dell'amministrazione disponibilità, e c'è, e dalla parte dei commercianti, in questo caso dei cittadini, comprensione. Se ci sono questi due ingredienti poi le cose vanno bene, quindi lo comunicheremo noi ufficialmente ad ogni commerciante qual è il periodo in cui devono restare chiusi per 2 giorni, il terzo giorno le attività potranno riaprire. Per quanto riguarda i tempi, ci siamo?
Guardi, siamo esattamente nei tempi previsti. È chiaro che in questa fase i lavori sono stati un po' lenti perché abbiamo dovuto lavorare insieme alla sovrintendenza, quindi scavare, verificare. Adesso per questa parte la sovrintendenza ha finito i propri lavori, per cui non c'è più questa necessità. Siamo all'interno del cronogramma, il tempo ci sta aiutando. Insomma, io credo che se andiamo avanti di questo passo per l'estate potremmo anche, come dire, trovarci a buon punto per il cantiere, perché poi finita la parte alta passeremo alla parte bassa del corso. Restiamo a Teramo perché quest'oggi ha aperto i battenti la 28esima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Anche quest'anno al via la 3 giorni dedicata alla Fiera dell'Agricoltura, 28esima edizione, grande partecipazione. Grande partecipazione, tante novità, tanti nuovi espositori, purtroppo tanti sono rimasti fuori, ci arricchiamo di una nuova area dedicata al bio, dedicata alla convegnistica. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Rozzi e con Caterina Provvisiero, con la preside, ringrazio tutto il corpo docente e tutto il corpo discente, perché grazie a loro abbiamo potuto allestire questa nuova area di fronte all'area dell'Istituto Rozzi. Noi vogliamo riportare la Fiera dell'Agricoltura ad essere un evento di livello non più solamente locale, ma essere un evento di livello regionale, di livello nazionale, perché ce lo meritiamo, perché questa fiera ha tutti i numeri per essere al pari di tante fiere che oggi hanno valenza nazionale. Stiamo per pubblicare il bando relativo al primo insediamento giovani in agricoltura, sono 15 milioni di euro per il primo bando, il secondo lo ripeteremo nell'autunno prossimo, sono fondi fondamentali affinché i giovani possano entrare nel mondo agricolo regionale. Ricordiamo che i nostri imprenditori nella nostra regione hanno in media 64 anni di età, c'è bisogno di una rigenerazione complessiva della classe imprenditoriale che tanto ha dato alla nostra regione e alla nostra economia. Ma adesso, grazie all'impegno dei giovani, agli studi, alla ricerca, all'innovazione, possiamo ulteriormente migliorare le attese e le performance del mondo agricolo. Questa è una manifestazione che è diventata storica e che io ritengo molto importante per, direi, alimentare questo processo di cambiamento che ci deve essere un po' in tutti i settori dell'economia, ma nel settore dell'agricoltura in modo particolare, perché abbiamo scoperto che le eccellenze della nostra provincia, del nostro Abruzzo, vanno coltivate e vanno potenziate. Beh, l'assessore Pepe ha dichiarato questo impegno particolare, direi, della regione, e bisogna dire che Pepe è un uomo molto dinamico, molto, che devo dire, concreto. Ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con la Serie B e con il Pescara, che ha compiuto l'impresa e ha espugnato lo stadio Partenio Lombardi di Avellino. Possiamo vedere la schermata della 35esima giornata, una giornata aperta proprio dall'anticipo di Avellino, con il Pescara che ha vinto appunto 3-1 con le firme di Caprari, La Padula e Mitrizza. Per l'Avellino momentaneo pareggio di Castaldo. In classifica la squadra di Massimo Oddo, che dunque infila la seconda vittoria consecutiva, per il momento, per almeno 24 ore, sarà al terzo posto da sola con 55 punti, avendo scavalcato in un colpo solo Cesena, Novara, Bari, Spezia e Trapani, squadre queste che saranno all'opera chiaramente domani con le altre partite. Tra queste c'è lo scontro diretto tra Spezia e Novara. Ma andiamo subito con le immagini e riviviamo le fasi salienti di Avellino-Pescara. Ecco le immagini dal Partenio Lombardi di Avellino, dunque Pescara in campo con tantissimi giovani, viste le tante assenze, Torreira, Benalì, Zuparic squalificati, poi Coda, Crescenzi, Mazzotta, Zampano, Campagnaro, tutti assenti. Debutto assoluto per Ventola, che gioca nel settore di sinistra della difesa, a destra c'è Vitturini, al centro Mandragora e Fornasier, poi Memusciai, Bruno e Verre in mediana, Pasquato vince il ballottaggio con Verde e sostiene l'azione di La Padula e Caprari. Nell'Avellino mancano Gidai, Gavazzi e Migliorini, ci sono Mokulu e Castaldo in avanti, Insigne vince il ballottaggio con Bastien, gioca su un fronte del centrocampo, dalla parte opposta c'è Visconti, in mediana al centro D'Angelo vince un altro ballottaggio, quello con l'ex lancianese Paghera. E qui siamo subito al gol del Pescara al 34esimo minuto, un lancio in avanti corretto da La Padula, palla a Caprari che entra in area di rigore
mira l'angolo lontano e lo centra in questa esecuzione splendida. Undicesimo gol in campionato per Gianluca Caprari. Caprari che avrà anche l'opportunità di raddoppiare, in effetti lo farà con questa azione, l'assist di La Padula. La posizione è regolare, ma la terna arbitrale annulla questo gol, che era il gol dello 0-2, sarebbe stata doppietta per Caprari. Vedete, sul tocco di La Padula è tenuto in gioco da Rea Caprari, invece il gol viene annullato e siamo già alla ripresa. Entra Sbaffo al posto di Visconti e al quinto minuto è già pareggio per l'Avellino con questa sventola di Gigi Castaldo, quinto gol in campionato per il Panzer Irpino. Qui vediamo l'assist di Insigne, controllo e poi destro secco che non lascia scampo ad Aresti, che sarà protagonista in seguito di questa partita. Ecco il gol ancora una volta di Castaldo. È un momento difficile per il Pescara, questo perché l'Avellino va vicino al gol del 2-1 con questo colpo di tacco di Mokulu dopo il cross basso di D'Angelo con Sbaffo che arriva in leggero ritardo. Ma al 17esimo il Pescara torna avanti, cross di Memushai, Chiosa valuta male la traiettoria, alle sue spalle sbuca La Padula che incorna. Gol numero 21 in campionato per Gianluca La Padula. L'assist, lo rivediamo, di Memushai, colpo di testa esiziale sotto la traversa di Gianluca La Padula. Il Pescara nel momento più difficile riprende il vantaggio. Ci sono 3,97 nella difesa del Pescara. Mandragora, Vitturini e il debuttante Ventola. Qui D'Angelo pregusta il gol, ma Aresti è fantastico, una parata da felino autentico. Non è finita perché Aresti ancora una volta è super, stavolta su Mokulu, assistito dal cross di Castaldo, incornata dell'attaccante belga e gran parata ancora di Aresti. Ed ecco la mossa vincente di Massimo Oddo, dentro a Costa e Mitrizza, fuori Caprari e Pascotto che avevano speso tantissimo e arriva il terzo gol proprio di Mitrizza dopo un tiro di Acosta, respinge Frattali, Ventola non si accontenta del calcio d'angolo, riprende il pallone, lo cede all'indietro per Mitrizza che con un piatto destro fa passare la palla sotto le gambe di Pisano e poi Frattali riesce solo a toccare. È il gol che mette in ghiaccio la partita ed evita ulteriori sofferenze al Pescara che anzi continua ad attaccare. Qui c'è l'assist di La Padula, tiro cross di Memushai, tocca Rea e Frattali evita l'autogol, sarebbe stata la quarta rete per il Pescara. Poi un'ultima chance per Paghera, l'ex lancianese è entrato in campo al posto di Arini, sull'1-2 il suo destro scheggia il palo ma finisce qui. Il Pescara passa al Partenio Lombardi per 3-1. E ora andiamo ad ascoltare le parole di un soddisfatto tecnico biancazzurro, Massimo Oddo. Ho fatto anche altre volte questi cambi, non sono andati bene. Purtroppo le circostanze fanno un allenatore vincente o perdente, nel senso che io faccio sempre dei cambi ragionati per cercare di aiutare la squadra a fare meglio, a volte difensivi, a volte offensivi, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Quando li azzecchi hai azzeccato e quindi sei fortunato, quando li sbagli hai sbagliato, sei stato pure sfortunato, quindi va bene così, insomma, ma non è che è la normalità, fa parte del calcio e se azzeccassi sempre costantemente tutti i cambi che faccio vuol dire che vincerei tutte le partite, che facci cambi, facci gol, quindi è un discorso che non sta in piedi, insomma. Allora, io ero per un verso molto ottimista, per l'altro non pessimista ma indeciso, per un semplice motivo: ottimista perché conosco bene questi ragazzi, conosco bene Ventolo che ho allenato per un anno, conosco Vitturini che comunque ha già dimostrato, conosco Mandragora, conosco Fornasie, nonostante tutte le critiche sono tutti ottimi giocatori, a volte possono sbagliare. Ventola è un ragazzo che ero sicuro che avrebbe fatto la sua prestazione. L'indecisione semmai sta nel fatto che comunque un 97 che esordisce non sai mai come possa reagire. Fortunatamente ha reagito alla grande, è stato sempre in partita, non si è emozionato e insomma dopo la partita possiamo dirlo, cioè, oggi è stata un'impresa perché praticamente eravamo con la difesa primavera, quindi è andata bene, però comunque sia grande merito va a tutta la squadra, non solo quelli dietro ovviamente, ma tutti, perché in queste condizioni non era facile avere una mentalità comunque vincente.
Ed ora parliamo di Virtus Lanciano, che invece giocherà regolarmente domani alle ore 15 al Biondi, ospitando la Virtus Entella. Insomma, sarà una sorta di derby tra le due Virtus della cadetteria. Il tecnico frentano Primo Maragliulo recupera il giocatore Federico Di Francesco, che tanto è mancato nelle precedenti due partite che la Virtus Lanciano ha perso. Il servizio di presentazione. La carica del Biondi per tornare a correre e inseguire la salvezza. Dopo due sconfitte consecutive, la Virtus Lanciano deve muovere nuovamente la classifica. La prestazione di Crotone è stata confortante e ha fatto capire che il rovescio casalingo col Perugia è stato un incidente di percorso. Ora però serve il conforto del campo, ma nel derby tra Virtus, domani al Biondi infatti arriva l'Entella, la squadra frentana si troverà di fronte un osso molto duro. L'11 di Alfredo Aglietti è una delle più belle sorprese del campionato ed è in piena lotta per la zona playoff, a lungo inseguita fino ad entrarci per qualche giornata. Ora l'Entella è la prima esclusa, ma i playoff sono lì ad un punto e restano il grande obiettivo dei Liguri. L'Entella ha rallentato pareggiando le ultime 4 partite, ma non perde da ben 9 turni e in generale nel ritorno ha perso appena 2 volte. Statistiche che rendono evidente quanto duro sia il match del Biondi. Aglietti dovrà rinunciare a 2 squalificati, il giovane terzino sinistro Keita e l'esperto centrocampista Troiano. Il primo sarà sostituito da Sini, il secondo probabilmente da Volpe nel 4-3-1-2 dell'Entella. L'uomo copertina è Francesco Caputo, l'ex barese con 16 gol e il secondo cannoniere della Serie B. Primo Maragliulo dal suo canto può sorridere per il recupero di Federico Di Francesco, uno dei giocatori chiave della rimonta rossonera. Nelle ultime 2 gare il figlio di Eusebio non ha giocato e la sua assenza si è sentita. A lui il compito di dare imprevedibilità alla manovra frentana. Per un Di Francesco che rientra, un Bastola che mancherà per squalifica. Per il resto Maragliulo dovrebbe confermare tutti gli altri: Aquilanti, Amenta, Rigione, Di Matteo davanti a Cragno, Bacinovic, Rocca e Vitale in mezzo, Ferrari e Marilungo in avanti. I 3 punti sarebbero fondamentali per ridare forza alla classifica e spazzare via l'incubo di eventuali nuove penalizzazioni. Direzione di gara affidata a Riccardo Pinzani della sezione di Empoli. E ora la Lega Pro, domani alle 17.30 a Teramo in campo all'Artemio Franchi di Siena contro la Robur. Nella lista dei convocati assenti ancora una volta il capitano e difensore Ivan Speranza e il centrocampista Diego Cenciarelli. Rispetto alla gara che ha visto il Teramo pareggiare con il Rimini, una novità dovrebbe esserci quella di Mirko Petrella, pienamente ristabilito. Petrella che farà coppia in attacco con Moreo, ma ascoltiamo il tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini. Ma lì andiamo a fare una partita di campionato, quindi c'è un piglio diverso, un aspetto diverso. È una squadra poi, oltre allo stadio, ma è una squadra molto molto blasonata, c'ha dei giocatori molto di grande carriera, quindi secondo me gli spunti per avere una grande motivazione ci sono tutti. A me piacerebbe tantissimo fare una grandissima prestazione e tornare con un bel risultato a casa. Noi come Teramo dobbiamo essere contenti delle prestazioni che abbiamo fatto, perché secondo me anche quest'anno squadre che ci hanno dominato, che ci hanno sottomesso, non le abbiamo trovate. È chiaro che poi per fare meglio ci vuole la completezza, diciamo, di tutto. Di una società, di una squadra, di una rosa, di uno staff tecnico, deve funzionare e deve avere anche quel pizzico di fortuna che ti permette magari di ambire a qualche altro traguardo. Petrella questa settimana si è allenato con continuità, è la prima volta che accade, quindi penso che cercheremo di valutare di farlo giocare di più di un tempo, quindi penso che partirà dall'inizio. E poi abbiamo questi problemini Speranza e Cenciarelli, che sono problemini muscolari e bisogna andarci un attimino molto cauti, però sono sulla via di guarigione, però ancora non si sono allenati con la squadra e non penso che verranno a Siena.
E ora l'Aquila, che invece giocherà domenica alle 15 al Lungo Bisenzio di Prato, sarà un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che devono evitare i play-out. La tegola delle ultime ore per la squadra di Perrone è l'infortunio occorso a Milicevic, mentre sarà certamente assente in difesa il giocatore Maccarrone, che sarà squalificato in servizio. Un'Aquila incerottata si avvicina alla sfida di domenica pomeriggio a Prato. Nella giornata di ieri, infatti, si è fermato il mediano croato Ervoj Milicevic, uno dei più positivi nelle ultime uscite dei rossoblù. Si tratta di un problema muscolare al quadricipite. L'ecografia a cui il centrocampista di proprietà del Pescara si è sottoposto nella giornata di ieri non ha evidenziato lesioni, ma lo staff tecnico aquilano non ha intenzione di rischiarlo domenica in vista del rush finale di stagione. Stesso discorso per l'esperto centrale difensivo Emanuele Pesoli, che ha ancora fastidio al flessore. Difficilmente verrà schierato dal primo minuto a Prato. Dunque il tecnico Carlo Perrone dovrà ridisegnare il suo 3-5-2. In difesa al posto di Pesoli, considerando anche la concomitante assenza di Maccarrone per squalifica, potrebbe essere il turno del giovane Luca Bruno, che ancora non ha mai giocato dal suo arrivo nel mercato invernale. Mentre nel cuore della mediana Milicevic dovrebbe essere sostituito da Benzaglia, con Boulevardi e Manuel Mancini mezzali. Sulle fasce potrebbe rivedersi il tuttofare Triarico, impiegato con ottimi risultati nel finale contro la Maceratese da trequartista dietro la prima punta. Non è però escluso che alla fine l'allenatore aquilano opti per la conferma del tandem San Domenico-Perna. In questo caso Triarico potrebbe giocarsi il posto da quinto di centrocampo con Chirieletti, appena tesserato e pronto all'esordio. È tutto per questa terza e ultima edizione giornaliera del TG6. Domani il TG torna alle ore 14 con la canonica prima edizione. Grazie per l'attenzione e buonanotte.